Roma-Chandler. Mister, volevo tornare su un aspetto tattico. Se Cassetti dovesse sentire, diciamo, quell'indolenzimento, lei insisterebbe ancora su Guglielmo Burdisso? Adesso Penserebbe a vediamo, l'ho qualcos'altro? detto, intanto aspetto la risposta di Cassetti anche in mattinata di domani. Stasera penserò a chi mettere da quella parte. Prego. Mister, si era parlato per quel che riguarda il secondo portiere di una probabile staffetta, un avvicendamento appunto tra Doni e Lobont, mentre poi ha preferito sempre portare in panchina il portiere rumeno. Con Doni è tutto ok per quel che riguarda il rapporto? Condoni? Sì. Sì. Grazie. Buongiorno, mister Lomonaco, Centro Sono Sport. Senta, ritornando al discorso che faceva lei prima dell'aspetto psicologico, può essere che ci sia stato anche in questa partenza di campionato un piccolo contraccolpo per aver sfiorato un obiettivo così grande lo scorso anno? Bravo, bravo. Hai centrato il problema. Se notate, anche 2 anni fa con Spalletti, 3 anni fa, la Roma era arrivata a un soffio dallo scudetto, ha speso tantissimo sotto l'aspetto nervoso, motivazionale, per cui la preparazione era sempre lo stesso, ma prima di mettersi in moto ci ha messo 10 partite. Bravissimo, hai fatto veramente una domanda ad hoc. Complimenti. La ringrazio. Io ringrazio te. Come ti chiami? Quello che ha fatto tanti acquisti l'altra Quello volta. di Goccio di. Quello Di de, Goccio. ero quello Quello di di Goccio che Goccio, sì. volevi capire. Hai fatto scuole serali allora. Buongiorno mister, De Santis il Tempo. Io le volevo chiedere una cosa. Prima lei diceva abbiamo fatto 6-7 mesi di grandissimo livello, poi magari durante le vacanze ci è un po' cambiato il modo di pensare, il modo di vivere. No, 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 cambiare il modo di pensare. Uno si rilassa e tutto. Hai speso tanto e ora che il motore mentale rientri a un certo livello, bisogna. Non so. I ragazzi, no, la macchina umana, non è che vai lì, accendi, si accende la luce e la spegni. C'è tutto un tempo fisiologico per tutte le cose. C'è tutto un tempo fisiologico. Ci può spiegare perché magari, comunque si è parlato comunque quest'estate di qualche problema, magari il mercato, qualche magari divergenza di vedute all'interno della società. Ci può spiegare Non c'è mai perché? stata divergenza di vedute, non c'è mai stato nulla di tutto ciò. Quindi è questo il motivo per cui lei ha deciso, tra virgolette, di restare a Roma? La No, molla. io ho deciso di restare a Roma perché sapevo che era difficile stare a Roma e volevo stare a capo della squadra. Era troppo facile dire, signori, sono stato bene, arrivederci. No, so che bisogna lottare, so che bisogna combattere. E sto qua. E l'entusiasmo non mi va via. Più le cose sono difficili, più ci metto cuore, più ci metto passione, più ci metto tutta la mia esperienza. L'ho Siete fatto in giro per il collegati con mondo, non posso Roma fare a casa Chandler? mia. Prego. Grazie. Posso aggiungere solo una cosa, una domanda? Poi Ubaldo, Sì, eh. dopo No, c'è visto pure. che ha parlato di questo contraccolpo che c'era già stato 2 anni fa, non c'era modo di prevenirlo? Ecco, lei insomma l'aveva visto e magari poteva immaginarlo. L'immaginavamo tutti, anche voi sicuramente. Ma mi incuriosisce, ecco, se È c'era un modo per evitarlo il poi. calcio, è la vita, è la vita, è la vita. Buongiorno, mister. In Buongiorno. tutta sincerità, penso che lei sia un bravo allenatore, ma in piena confusione in questo momento. L'altro anno mi sembrava più consapevole delle difficoltà. Quest'anno, lei, ad esempio, 24 ore prima della sfida col Bologna, ci aveva detto che la squadra non può sopportare il tridente. È andato in campo il tridente. Simplicio non è pronto per giocare. È andato in campo Simplicio. Subito dopo ci ha detto Sisigno non ha mai giocato a sinistra, dimenticando che l'aveva fatto e bene, a A differenza di Napoli Guglielmo col Burdisso. Milan, con altre persone, Le certo. chiedo perché improvvisamente, ci ha spiegato in parte che si è confrontato con i ragazzi, perché improvvisamente alcune tesi che sembravano forti, esposte in maniera anche discutibile, no? Sabato qui a Trigoria sono diventate opinabili e rivedibili a suo dire, perché poi si è smentito da solo domenica in campo con la scelta del tridente di Simplicio e quant'altro. Perché un allenatore fa anche pretattica e non deve dire tutto quello che pensa e quello che vuol fare. Tutto qua. Però ci E aveva il detto. fatto di Sisigno, sapevo che aveva giocato anche a sinistra, però in quel momento io reputavo più giusta l'entrata di Burdisso perché vedevo che avevo la coppia dei giocatori centrali un pochino al di sotto delle loro
prestazioni e non potevo mettere un ulteriore carico. Sempre sui convincimenti tattici, lei ieri all'Olimpico ci ha detto di essere capace a fare tutti i moduli e io non posso negarlo e di avere tantissima esperienza, però ci ha detto anche che sarebbe pronto a rifare il 4-2-3-1, come dire a tornare indietro nel tempo, perché tutto il lavoro fatto fino ad oggi probabilmente non ha fruttato. No. Tutto il lavoro fatto fino adesso non ce l'ho fatta a farlo, proprio per gli infortuni che ci sono stati. Noi abbiamo fatto degli esperimenti, delle cose durante le amichevoli, che era l'unico modo dove io potevo farlo. Poi ci sono stati degli infortuni, per cui ho dovuto correre ai ripari, come domani. Voi dopodomani vi scorderete tutte le problematiche che un allenatore ha avuto e direte, ha ricambiato idea, ha rifatto. No, io sono alcune partite che faccio la conta di chi ho, di chi non ho, di chi può giocare 20 minuti, un'ora, un'ora e mezza. Questi sono i conti che fa un allenatore. Per cui il tornare indietro, non si torna indietro, si va avanti, si continua a crescere. Questa è una squadra che sa fare più moduli, come l'ha fatto l'anno scorso. Tutto qua. E poi le persone intelligenti si possono anche contraddire. Le persone intelligenti possono anche cambiare idea. Questo proprio come inciso. No, per carità, cambiare idea sì, tornare indietro è un po' più preoccupante. L'ultima per me... Tornare indietro più preoccupante che cosa significa? Tornare indietro al 4-2-3-1 è sì. Preoccupante? Un pochino sì. Perché? Per come la vedo io sì, perché sembra che lei abbia cercato dall'altro anno di giocare con due punte, con un sistema di gioco diverso. Quando arrivò a Trigoria la prima volta disse scordatevi il bel gioco, avrò altre idee. E sentirla dire ieri che probabilmente bisogna tornare a quello che c'era prima che arrivasse lei a me un po' sconforta, sinceramente, ma non tornare conta prima nulla. A quello che c'è e non ci può essere quello che c'era prima, perché proprio gli allenatori sono differenti, per cui non potrà mai essere come quello di prima. Tutto qua. Perfetto, l'ultima per me, tanto per chiarire proprio il campo, siccome qualcuno sospetta che magari i rapporti con Doni e Sisigno oltre che con Batista possano non essere buoni e condizionare un po' anche la serenità del gruppo, ci dice se c'è qualche problema con i tre ragazzi che teoricamente erano quasi fuori squadra e che comunque gioco non forza... Nessuno era fuori squadra, nessuno fino adesso mi ha detto di metterli fuori squadra, perché se ci fosse qualcuno lo deve dire. Io ho diviso i gruppi perché in quel momento si parlava più di dove vado, chi mi vuole, chi mi fa, chi mi dice, allora ho fatto soltanto una divisione tra i probabili che andavano via e quelli che dovevano iniziare una Supercoppa e un campionato. Com'è finito il mercato? Ho riunito tutti, siamo sulla stessa barca, si naviga tutti insieme, non ho preclusioni per nessuno io. Perfetto, grazie. Prego. Beh, sbrighiamoci però, andiamo, perché non è che posso stare qui un'ora e mezza, dai. E le condizioni fisiche di Doni? Ottime. Quindi una scelta tecnica? Sì, signore. Prego, Guido. Buongiorno, io volevo chiederti una cosa, se potevi spiegare meglio quel concetto che hai detto prima, anche sorridendo con un pizzico di ironia, quando dici c'è qualcuno che naviga nell'ombra. Insomma, mi sembra che forse hai notato pure te che magari nonostante la fiducia ribadita della società, il fatto che tu comunque sei convinto di venirne fuori questa situazione, comunque magari circolano dei nomi su... No, circolano perché è gioco, no? È calcio. Io questo l'ho vissuto, no? 2 anni fa. È normale. È normale che c'è chi si inserisce e vuol cavalcare nell'onda. Tutto qua. Però avrà vita difficile. Questa cosa ti disturba? No, assolutissimamente. Ho esperienza anche in quello. E l'ultima per me, volevo chiederti se prima hai detto c'è compattezza, siamo in sintonia con la società. Come avverti che ci sia questa, come ti posso dire, collaborazione da parte dei dirigenti in questo momento difficile? Ci stanno tutti vicini, dal presidente a tutti i dirigenti, stanno tutti vicino alla squadra, per cui qualsiasi problema cercano di risolverlo. Avete visto anche i campi subito stanno cercando di provvedere come è stato fatto, per cui io non mi posso lamentare di tutto il supporto che la società mi sta dando. Arrivederci.